La narrazione inizia nel 1960 nel Bronx, in un quartiere italo-americano di colletti blu. Un signore di nome Lorenzo guida un autobus per poter mantenere la moglie Rosina e il figlioletto Calogero, di 9 anni. Calogero è affascinato dalle operazioni della mafia e della malavita della sua zona. Un giorno, dopo che Lorenzo ha lasciato il figlio nella loro abitazione, Calogero si reca di nascosto in un pub di proprietà di mafiosi, dove si riuniscono Sonny, il boss della mafia, e i suoi soci. Inaspettatamente, la madre di Calogero lo tira via, rimproverandolo per le sue azioni. Al ritorno dal suo lavoro, Lorenzo ammonisce Calogero, intimidandogli di stare alla larga del locale. Lorenzo spera che suo figlio conduca una vita onesta, a differenza dei gangster che tanto ammira. La mattina seguente, Calogero e i suoi amici, Slick e Mario, imitano la banda di Sonny osservando una disputa. Slick si infuria al passaggio di un autobus con passeggeri di colore e, nonostante il tentativo di Calogero di placarlo, lo insegue gridando insulti razziali. Osservando ciò, un preoccupato Lorenzo ordina a Calogero di tornare a casa. Nel frattempo, Calogero assiste a un violento scontro che coinvolge un membro della banda di Sonny. Quando la situazione degenera, Sonny spara e alla fine uccide l'aggressore. Lorenzo afferra rapidamente il figlio e lo porta al sicuro lontano dal pericolo. La polizia arriva rapidamente, informa Lorenzo della vicinanza di Calogero all'evento, sperando che possa identificare l'aggressore. Durante il confronto, Calogero non identifica Sonny, sostenendo che nessuno di loro ha sparato. Più tardi, Calogero cerca la conferma delle sue azioni del padre, che suggerisce che l'azione di Calogero è stata gentile, anche se per una persona malvagia. Il giorno successivo, quando Lorenzo accompagna il figlio, percepisce un cenno di riconoscimento da parte di Sonny. Il braccio destro di Sonny entra nell'autobus, apprezzando la lealtà di Calogero. Propone una posizione lucrativa a Lorenzo, che rifiuta, non volendo partecipare alle loro imprese illegali. Il giorno seguente, mentre Calogero ripara la sua bicicletta, viene accompagnato al pub da uno degli uomini di Sonny. Riconoscendo del potenziale, Sonny assume Calogero per servire al bar, dove il giovane guadagna rapidamente generose mance. Più tardi, durante una sessione di gioco d'azzardo, Sonny invita Calogero a partecipare. Calogero realizza 11 passaggi consecutivi, vincendo una grossa somma per Sonny. Dopo la partita, Calogero riceve una generosa mancia da Sonny, che lo battezza con il nome di C. Sonny inizia a trattare C come se fosse suo figlio. In un'occasione in cui C si ferma a comprare della frutta, il venditore gli regala delle pesche, rifiutando il pagamento di C e menzionando gli ordini di Sonny di prendersi cura di lui. Successivamente, Lorenzo e Rosina si impattono nel denaro accumulato da C, chiedendo al figlio la provenienza. Venendo a conoscenza dell'amicizia di C con Sonny, Lorenzo si reca al pub per restituire il denaro. Nonostante le proteste di Rosina per le loro esigenze finanziarie, Lorenzo insiste nel restituire il denaro, ammonendo Sonny a prendere le distanze da Calogero. Sonny, tuttavia, chiarisce che il denaro è a beneficio di C. Ordinando C di lasciare la stanza, Sonny comunica il suo rispetto per Lorenzo, ma lo rimprovera per la sua audacia. Lorenzo esprime le sue preoccupazioni per il fascino materialista che circonda Sonny, temendo il suo impatto su C. Implora Sonny di evitare il contatto con il figlio, cosa che mette in agitazione il gangster e sfocia minacce dirette. Durante il tragitto verso casa, un C scontento pretende i suoi soldi e nella discussione che ne segue, Lorenzo lo rimprovera con uno schiaffo. C affronta Lorenzo, criticando la sua etica del lavoro e schierandosi con la visione del mondo di Sonny. Lorenzo, tuttavia, sottolinea la nobiltà del lavoro onesto e l'integrità che esso comporta. Si scusa per lo schiaffo, rassicurando C che la maturità porterà alla comprensione del suo comportamento. 7 anni dopo, C è ormai adulto e si trova all'ippodromo con Sonny e la banda. Scommettono su un cavallo favorito, Kryptonite. Tuttavia, quando entra uno scommettitore sfortunato che tifa per lo stesso cavallo, Sonny strappa intuitivamente i suoi biglietti, prevedendo una perdita. C, curioso dell'esito della gara, si sofferma e assiste alla sconfitta del cavallo. In seguito, C e i suoi amici formano un gruppo sociale, Doses Wild, che diventa il loro ritrovo abituale. Le tensioni sorgono quando passa un'auto con passeggeri di colore. Mentre C minimizza la loro presenza, i suoi amici discutono sull'audacia dei nuovi arrivati di avventurarsi nel loro territorio. Lorenzo arriva con il suo autobus e facendo a C di salire. Accenna con entusiasmo un incontro di boxe che sta pensando di organizzare per il giorno successivo. Tuttavia, l'attenzione di C è catturata da una ragazza in lontananza che gli fa dimenticare le parole del padre. Successivamente, C identifica per strada un uomo, Luis, che gli deve dei soldi. Mentre insegue Luis, Sonny lo intercetta, cercando di chiarire la situazione. Sonny sottolinea a C le potenziali conseguenze dell'infliggere danni per motivi banali, come il debito di $20. Riconoscendo la saggezza delle parole di Sonny, C lo ammira per la sua perspicacia. Sonny, a sua volta, racconta i giorni trascorsi in prigione, lasciando intendere di aver commesso la sua parte di errori. Presenta C gli scritti di Machiavelli e parla dell'importanza di essere accessibili e di rimanere legati alle proprie radici. Sonny raccomanda di vigilare sugli interessi personali e familiari. Più tardi, una banda di motociclisti entra nel pub di Sonny, inizialmente contrastata dal braccio destro di Sonny. Tuttavia, Sonny concede loro il servizio. I problemi nascono quando la banda inizia a maltrattare il barista. A quel punto, Sonny li chiude dentro per dare una lezione privata.
Successivamente, la banda di Sony fa irruzione, sopraffacendo e disciplinando gli ospiti che si comportano male. In un'altra occasione, Chill e il suo gruppo si imbattono in un trafficante d'armi. Sony li affronta, criticando in particolare l'imprudenza del trafficante di armi. Rimprovera tutti tranne C, sottolineando i pericoli di frequentare persone del genere. Sony ammonisce C, affermando che la vera forza non deriva dalle armi o dalle cattive compagnie. Per uno scherzo del destino, ci incontra la ragazza che ha adocchiato e scopre con Jay che condividono la stessa scuola. Dando la priorità a lei rispetto al suo solito gruppo, inventa una scusa per iniziare una conversazione. Ci scopre che lei si chiama Jane, progettano quindi un'uscita al cinema. Più tardi, mentre C e i suoi amici si rilassano, vedono degli individui di colore che passano con la bicicletta nel loro quartiere. Mentre i suoi amici esprimono disprezzo, C si schiera a favore della pace. Questa nuova opposizione lascia perplesso Slick, che si chiede quali siano i nuovi sentimenti di C. Poco dopo, Slick aggredisce un ragazzo di colore con la bici, spingendo il resto della sua banda a intervenire. C, pur sembrando partecipare all'attacco, consiglia discretamente alla vittima di restare a terra per evitare ulteriori pestaggi. Assistendo alla rissa, Sony si irrita e consiglia a C di prendere le distanze dai suoi amici scatenati, prevedendo il loro triste destino. Quando C, in seguito, chiede consiglio a Sony sulla possibilità di avere una relazione con una ragazza di colore, la risposta aperta di Sony lo coglie di sorpresa. Sony sottolinea l'importanza della felicità personale e dei sentimenti reciproci rispetto alle aspettative della società. Sony offre la sua auto per l'appuntamento di C, ma gli parla anche del test della porta per valutare il carattere di Jane. In cerca di ulteriori indicazioni, C presenta Lorenzo uno scenario ipotetico sugli appuntamenti al di fuori della loro razza. Lorenzo, pur non nutrendo sentimenti negativi nei confronti delle persone di colore, crede fermamente nella necessità di rimanere all'interno del proprio gruppo etnico. Durante l'appuntamento di C con Jane, quest'ultima rivela il recente pestaggio del fratello da parte degli italiani, chiedendogli se C ha avuto un ruolo nella vicenda. La situazione degenera quando il fratello di Jane, presente alla scena, indica C come uno degli aggressori. In un impeto di rabbia, C lancia un insulto razziale, pentendosene immediatamente quando Jane se ne va. Al momento di restituire l'auto a Sony, C fornisce motivo vago per la brevità dell'appuntamento. Successivamente, Lorenzo rimprovera C per aver usato il veicolo di Sony e gli consiglia di stare alla larga dal bar. C replica, sottolineando la fiducia di Sony nei suoi confronti, ma si scontra con lo scetticismo di Lorenzo sulla affidabilità di Sony. Lorenzo gli spiega la differenza tra paura e rispetto, sottintendendo che Sony è più temuto che rispettato. C, sulla difensiva, sminuisce il lavoro umile del padre. Quella sera il loro luogo di ritrovo viene vandalizzato. Mentre il gruppo di C sta progettando un contrattacco, Sony interviene disperdendo la folla. La rabbia è palpabile quando Sony affronta C. C, angosciato, afferma il suo rispetto e il suo affetto per Sony, paragonandolo a una figura paterna. Quando Lorenzo cerca di indagare sul disturbo, viene inaspettatamente colpito da un pugno. Mentre si ritira, Sony lo ammonisce di stare attento alle parole. Nel frattempo, C incontra la sua banda, armata di bombe incendiarie, che pianifica la vendetta. Esitante, C si unisce alla banda, ma internamente le prese con la necessità di andarsene senza apparire debole. La loro auto si ferma a un segnale stradale e Sony insiste aggressivamente che C esca dalla macchina. Quando Slick cerca di tranquillizzare Sony, questo gli sbatte la testa sul cruscotto dell'auto. Prima di ripartire, Sony avverte severamente il gruppo di stare alla larga da C. Al bar, un socio informa C di una recente visita, Jane. Uscito di corsa, si ricongiunge con lei, che racconta di aver saputo che in realtà stava proteggendo il fratello del pestaggio. Il loro legame si rafforza con un bacio, nel mentre C si rende conto dell'imminente pericolo dei suoi amici. Nel frattempo, la banda di Slick crea scompiglio in un quartiere sotto controllo dei ragazzi di colore, sparando a volontà e lanciando bombe incendiarie. Una bomba incendiaria rimbalza indietro, facendo esplodere la loro scorta e provocando un'esplosione fatale. Arrivato sul posto, C si trova di fronte alla triste visione dei corpi senza vita dei suoi amici. Tornando al bar, C si imbatte in una festa movimentata. Passando tra la folla, scorge un individuo dall'aspetto sospetto che avanza verso Sony. Il suo grido d'allarme arriva troppo tardi, perché Sony viene ucciso dal figlio vendicativo dell'uomo che Sony aveva assassinato in presenza di C. Alla cerimonia funebre di Sony, C è turbato dall'indifferenza dei presenti e trova conforto nel suo addio solitario. La sua solitudine viene interrotta da Carmine, che si presenta come nuovo supervisore del territorio. Si offre di sostenerlo, facendo riferimento al rispetto di Sony verso C. Iscriviti per altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace per aiutare la crescita del canale. Grazie per aver guardato.